che Bergamo diventerà città della pace ed è questo desiderio è dovuto a dei ragazzi di Bonate, quindi di Bergamo, che oltre un anno fa ci hanno chiesto di organizzare il mondiale qui a Bergamo. E noi, che abbiamo tanta fiducia nei giovani, abbiamo accettato questo loro desiderio ed è da oltre un anno che stiamo lavorando perché Bergamo possa diventare veramente città della pace. Poi con Giovanni XXIII, il Papa Buono, dovrebbe essere anche per voi un desiderio che si incrocia con il nostro e farlo diventare realtà effettiva. Qua di noi abbiamo coinvolto tantissimi giovani, abbiamo cercato di non escludere nessuno e quindi abbiamo trovato una grande accoglienza di queste idee e speriamo su questa idea che la giornata sia l'inizio di una collaborazione nuova. È l'unica possibilità di sopravvivenza per l'umanità. 16.000 guerre hanno ucciso miliardi di persone. Non bastano, noi dobbiamo creare un ONU serio che sia lui a diramare, a ravvicinare le parti quando ci sono delle grandi ingiustizie, altrimenti veramente c'è una guerra incredibile che può arrivare da noi. Ma noi abbiamo fatto un filmato, che oggi forse si vedrà, terribile, che è vero, per dire ai giovani: se per caso la guerra viene, poi siete voi che morirete. Siete voi che rovinerete i vostri sogni. Vogliamo, con l'aiuto dei giovani, far capire questo al mondo degli adulti. Il Papa che dice delle cose, siamo diventati immediatamente allievi. Ma noi stiamo portando, sempre su questa scia, un'idea particolare. In Giordania abbiamo aperto un arsenale dove accogliamo ogni giorno 300 o 400 bambini disabili, quindi l'abbiamo chiamato l'arsenale dell'incontro, dove non ci incontriamo sul nostro passato, non ci incontriamo sulle idee che sono diverse, ma sulla sofferenza. E può darsi che lavorando insieme si diventa amici e allora la pace è lì.